Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondiamo a due delle domande che mi fate in tanti: dove e come scegliere la musica per il proprio montaggio. Ma prima di rispondere, sigla! Due domande molto interessanti: il dove e il come. La domanda che più mi sorge spontanea da rispondere è: quando si sceglie la musica ideale per il proprio montaggio? Prima di cominciare a montare o dopo aver montato? L'unico modo che mi viene da rispondere è in entrambi i modi. Se devo rispondere da montatore, mi verrebbe da risponderti: la musica si costruisce dopo aver montato, perché prima bisogna costruire quella che è la narrazione, i tempi giusti di narrativa, e poi si aggiunge una colonna sonora. Tant'è che nei grandi film le colonne sonore vengono composte dopo aver visto il film. Ma naturalmente non può essere sempre così, perché le produzioni video sono di tantissimi generi diversi e quindi non si può avere naturalmente sempre la possibilità di poter montare creativamente un proprio prodotto, quindi narrare quel prodotto e poi dopo comporre la musica sopra. In questi casi qui, ad esempio, si può ragionare in due modi. Il primo ragionamento che si può fare è il mood. Quindi, una volta definito il mood di quello come deve essere costruito il video, si va a selezionare una canzone, un brano musicale che rientri in quel mood. Quindi prima si sceglie un brano musicale e poi si comincia a costruire il proprio video. Tante volte, per creare un sistema di narrativa, si utilizzano i sentimenti provocati da quelli che sono le basi musicali. Al contrario, se noi dobbiamo creare, abbiamo il materiale e abbiamo bisogno di creare la nostra narrativa, possiamo poi dopo selezionare un brano musicale che si adatti in quei tempi, che si adatti a quello che noi narrativamente abbiamo costruito. Naturalmente questi sono tanti discorsi mischiati e messi insieme, perché non c'è una risposta corretta da dare. Quindi si sceglie prima o si sceglie dopo? Non c'è una risposta corretta, dipende tutto dal tipo di lavorazione. Se ad esempio avete a disposizione un compositore, tanto vale riuscire a costruire prima il proprio montato e poi dopo farsi comporre la musica. Ma ci sarà di sicuro il 99% dei casi sarà quello in cui dobbiamo trovare noi la musica e non avremo un compositore. Ci sono casi e casi. Io, ad esempio, dove non ho sul progetto il compositore, mi preoccupo di fare una selezione di musica che rientra all'interno di quel mood che è stato deciso dal cliente, dal committente in quel caso, e vado a lavorare con quel genere di musica lì, che potrò scegliere anche 10 brani diversi, ma saranno tutti quanti con lo stesso mood, quindi avranno su per giù tutti quanti lo stesso tempo musicale. E quindi dopo possono essere anche interscambiabili tra di loro nel caso in cui al cliente piaccia o non piaccia la canzone. Purtroppo col montaggio bisogna essere furbi, bisogna esserlo in tutti i casi. Se si vuole fare invece gli artisti, allora bisogna prima costruire la propria narrazione e poi dopo scegliere la base musicale. Insomma, abbiamo risposto alla prima domanda. Oddio, in verità non ho risposto. Ho dato una valanga di informazioni che fondamentalmente non hanno dato una singola risposta, perché realmente non c'è. Ci sono casi e casi in cui si utilizzano determinate soluzioni e quindi va così. Invece, c'è chi mi ha chiesto: dove posso trovare delle basi musicali? Bene, allora, ora vi faccio vedere dove io vado a procurarmi le basi musicali. Naturalmente esistono tantissime piattaforme. La prima che posso citare, ad esempio, è la libreria di musiche gratuite di YouTube, per poter utilizzare delle canzoni libere da copyright senza andare incontro a problematiche. Questo perché, per scegliere le proprie canzoni, non possiamo prendere delle musiche commerciali, perché avremo bisogno di pagare la licenza al detentore dei diritti. E naturalmente, se vogliamo la canzone di Rihanna nel nostro video, dovremo pagare i soldi a Rihanna per il video che stiamo realizzando. E naturalmente non penso che ci siano i presupposti posti che, se voi conoscete Rihanna, allora contattatemi che andiamo a mangiare una pizza insieme. Nell'altro caso, in cui noi lavoriamo per commissioni e dobbiamo procurarci delle basi musicali con dei diritti royalty free, ci sono diversi siti web, diverse piattaforme, e io, ad esempio, ho acquistato musica nel tempo, o ancora tutt'oggi, da tutte queste piattaforme. E ne sono quattro in particolare. Allora, la prima, forse una delle più conosciute, perché c'è il famoso meme che gira sui social, è AudioJungle. AudioJungle.net fa parte del mercato di Envato. I brani musicali, c'è un sistema di sorting molto interessante, dove possiamo scegliere musiche ambientali, quelle per i bambini, cinematiche, classiche, corporate. Quindi abbiamo modo di poter selezionare una categoria ed andare ad ascoltare. Poi sotto quella categoria possiamo aggiungere una serie di tag che ci permettono di affinare
la nostra ricerca, e così possiamo trovare i nostri brani musicali. L'acquisto della licenza è per singolo brano musicale. Un'altra cosa che vi consiglio di andare a studiare, perché questo è fondamentale, sono le licenze di utilizzo, perché non sempre il prezzo che voi vedete è indicato per una licenza completa. Ad esempio, su Audio Jungle, se volessi acquistare la prima canzone che trovo qui nell'elenco, che riporta $28, questa è per la licenza di utilizzo regolare e non per quella straordinaria. Per cui, ad esempio, bisogna richiedere a parte qual è il costo. Ad esempio, se questa canzone voglio inserirla all'interno di un film che sarà proiettato al cinema, quindi una distribuzione in sala, questa canzone e quella licenza non permettono ciò. Un altro sito che io utilizzo tantissimo invece è Premium Beat. Premium Beat è un sito acquistato, che è stato acquistato da diversi anni da Shutterstock, e qui io ho sempre trovato le canzoni più belle. Qui ho trovato tantissimi bei brani musicali. Qui ad esempio i costi delle licenze sono leggermente più alti, ma sono più bassi i costi delle licenze speciali. E mentre per questo sito, come per Audio Jungle, l'acquisto è per singola licenza, quindi noi acquistiamo esattamente il brano che stiamo ascoltando, ci sono altri siti che ci permettono di acquistare degli abbonamenti. Questo è il caso ad esempio di audioblocks.com, che fa parte della famiglia di Videoblocks, dove si paga un abbonamento annuale di circa $300, una cosa del genere, adesso non ricorderò minimamente, ci danno l'accesso completo alla libreria. Possiamo scaricare praticamente tutti i brani presenti in questa libreria, e non solo brani, anche effetti sonori oppure loop musicali. Molto interessante, ma la libreria non è di qualità come l'ultima che sto per mostrarvi, quella che ad oggi utilizzo molto più frequentemente perché ha un costo molto più basso realmente, è artlist.io. Questa piattaforma, di cui da appena l'ho scoperta circa un anno e mezzo fa, ho cominciato ad utilizzarla, per il costo di un abbonamento ci permette di scaricare tutta la libreria musicale, costantemente aggiornata, quindi sempre con brani nuovi. I brani sono davvero molto interessanti, ce ne sono di tutti i tipi, e come per Audioblocks, qui si paga solo un abbonamento annuale, e qui all'interno ci rilasciano anche una licenza completa, anche speciale per tutti gli utilizzi che dobbiamo fare. Insomma, vi ho mostrato quelli che sono dei posti dove poter procurare delle fantastiche colonne sonore per i vostri video. Vi ho spiegato come si utilizzano le colonne sonore, adesso metteteci la vostra. Ricordatevi, come ho sempre detto, io vi spiego la tecnica, la creatività dovete mettercela voi. Insomma, cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, lasciate naturalmente un mi piace. Se volete condividerlo con gli amici che hanno bisogno di scoprire come montare, dove prendere la propria musica e come scegliere la propria musica, potete mostrargli questo video. Se avete delle domande, potete scriverle qui nei commenti. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché usciranno tantissime cose nuove e tantissimi anche aggiornamenti. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.